just meet me in the middle. I'm losing my mind just a little. Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come fare questi afro ricci bellissimi senza piastra e senza bigodini. Stavo sorseggiando il mio succo all'arancia e poi mi è venuta un'idea: fare dei riccioli con le cannucce. L'importante è che le vostre cannucce siano piegabili. Poi vi serviranno degli elastici trasparenti, dell'acqua. Per prima cosa pettiniamo i nostri capelli ben bene. Poi li dividiamo in zone, la parte superiore e la leghiamo, la parte laterale, la parte di dietro. Questa parte la lasciate sciolta, prendete una piccola ciocca, la pettinate, la inumidite con l'acqua e prendete la cannuccia. Nella parte dove si piega la piegate e arrotolate i vostri capelli in diagonale. Successivamente piegate la cannuccia e la legate alla fine. È tutto molto semplice come vedete e vi viene in questo modo. Continuate così per tutti i vostri capelli, facendo sempre lo stesso passaggio. Secondo me già questa può essere una conciatura molto carina. Adesso andiamo a dormire. Ah, però se avete poco tempo potete asciugarli con il phon. Mi raccomando, l'aria del phon deve essere fredda per non rovinare i vostri capelli. Adesso li andiamo a slegare. Il risultato spero sia pazzesco. Oddio, sono bellissimi ragazzi! Quindi come vedete sono molto semplici da fare e i riccioli vengono veramente, veramente molto belli. Guardate come sono carini. Però adesso, come vedete, non sono troppo naturali i riccioli e quindi io li vado a dividere in tre parti e vengono molto più naturali. Una volta divisi tutti i capelli, sembrano molti di più e sembrano anche molto più africani. E niente, spero questo video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi, commentate. Ciao!